ringrazio moltissimo il carissimo Rota, perché quando ha parlato dell'efficacissima immagine del divano che va scelto, finanziato, deciso, se non altro ho capito di aver messo il vestito giusto e casomai se serve la tappezzeria, posso sempre utilizzarlo. Allora, io mi ispiro un po' al fatto che Falcone diceva: basterebbe che ognuno facesse quello che sa fare lealmente e non ci sarebbe bisogno di tante cose e tanti discorsi. E io quello che so fare ho cercato di farlo qui con molta lealtà e la leggo per voi. Questo foglio di intenti che chiamiamo mozione, che cotal viene detto perché muove le idee e più persone a tener posizione e ad avere opinione, non stare su pigre poltrone languendo. Qui con voi questa forma di sana espressione difendo. Concedete licenza ad una dilettante, un tantino di troppo tremante, se non altro non politicante, di proporre discreta una piccola provocazione. Ironia costruttiva che è spesso il segreto per ogni leale progresso, nel rispetto del regolamento. Aggiungiamo come piccolo sbadato refuso un dettaglio aggiuntivo, la seconda vocale, visto dal delicato momento a stampella. Una E, come equo, come esteso, come esprimersi tutti, come empatico gesto, come ecosistema emergente, soprattutto esistente, evolvente. E così avremo un nuovo strumento, una nuova politica chiave per chiamare con ogni diritto, potremmo emozione. Questi sono i punti precisi. Noi per i nostri ideali cerchiamo una casa comune, non un mero indirizzo che manda ogni tanto di fumo segnali. Noi chiediamo una sede visibile, aperta, evidente, come più di un gazebo, più vicina alla gente, che la renda curiosa, presente, più invitante ad entrare, sedersi, parlare, proprie idee confrontare, non importa con chi o su che cosa. Prevediamo più spazi raccolti, qualche area discreta, decidete voi il come, ma che casa sia casa e da casa risponda. Perno, riferimento, dove in agio si dà appuntamento. Troviamoci in sede che qualcuno di certo si vede, con qui giusto un bianchetto che non serve commento. E magari parliamo dell'emendamento, così, politicando, opinione facendo, coscienze creando. Attenzione, non covo di gran magna e bevi, ma di esseri umani aperti e più veri. Ogni parte è una parte di un tutto e ciò vale per noi e di noi nel partito. Sottraendo rispetto e attenzione a una parte non si va mai lontano. Chi sia un profugo un po' riciclato, chi sia femmina d'uomo, chi sia giovane goffo, chi stia ancora cercando se stesso o il suo simile cerchi nel sesso o che un po' del suo corpo non regga più bene, tutti possiamo portare una goccia nel mare. Però lancio una sfida che scioglie ogni basso profilo, che nessuno promuova soltanto se stesso e ogni altro riservi soltanto un sospiro, sia spronato, obbligato, costretto, guidato a dar voce da lui differente. Ogni uomo, di pari occasioni alle donne, si faccia galante garante. Ogni donna si lasci sbocciare, riducendo il legittimo suo mugugnare. Ogni giovane trovi se stesso, ma di ascolto ad un altro più esperto, se non vuole, credendo lo nuovo, di ripetere ingenuo percorso già vecchio. E per quanto riguarda patente al partito far parte e di diventare referente, quando entriamo come militanti, presentiamoci a tutti davanti, soddisfiamo di ognuno le riserve di dubbi. Raccontiamo trasparente noi stessi. Se qualcuno ha qualcosa in contrario, parli allora e poi taccia per sempre. Sappiamo tutti che è tempo di crisi,
congiuntura, struttura, più di tutto cultura. Attendisti un po' opportunisti possiamo nicchiare, Melina a tentare. Ma ora noi ci dobbiamo anche davvero di nuovo qualcosa inventare in onore a ogni voto. Basterebbe un approccio solo un po' originale per già fare notizie e cambiare qualcosa, per spezzare quel senso di vuoto che ogni giovane lascia avvizzire sul ramo. Se provassimo a uscire da schemi scontati, in noi sì radicati che non immaginiamo, ben di più che un bel 10 su 100 saremo, ed in più soddisfatti che anche meglio che tanti. Chiedo a quanti preposti a dettare istruzioni e conoscono la linea e la strada, a chi assurge autorevole ruolo, che siano due, che siano quattro, che importa? Ogni dubbio, per favore, un dì a turno, pazienti e presenti, al computer attenti, ogni dubbio, quesito, ogni appello, proposta, campagna, bisogno di avere riscontro di chi lotta sul campo, mai non cada nel vuoto, non si getta nel vento entusiasmo ed impegno, perché conta la casa di mura, ma oramai non ci sono confini e la rete ci fa più vicini. Chi ha ottenuto una sedia, alla sedia si sieda e da tutti e su tutto e di tutto risponda. E se noi motivati e compatti, grazie a ciò corpo unito, saremo ad utopia di politica nuova, finalmente aspirare potremo. Io avevo la fortuna di avere questo foglio tra le mani prima.